Questo programma è offerto da Appizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Appizzonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale Edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, they're falling. Manamana. Sport e non solo. Manamana. La rubrica di Armando. Manamana. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Manamana, manamana, manamana. Sportivissimi sportivi, buonasera a tutti da Armando Garufi da Globus Radio Station, altra trasmissione dedicata allo sport. E stasera mi sa che parleremo di vari sport, poi vi spiegherò il perché. Presentiamo innanzitutto subito l'ospite di stasera, che è Carmelo Carbone, dirigente della polisportiva Alfa Catania, squadra di basket che milita in Serie D, e vicepresidente del comitato provinciale Federbasket. Buonasera. Buonasera. Come va? Tutto bene, a posto? Benissimo. Allora, io dicevo che parleremo stasera anche di diversi sport, lo spiegheremo durante l'andamento della trasmissione, ma partiamo subito dal basket. Allora, dirigente della polisportiva Alfa Catania, ma ex giocatore, ex allenatore. Hai fatto tantissimo nella tantissimo, tua vita. Tantissimo, sì. E allora parlaci un po' di te. Ma diciamo che ho cominciato a giocare a metà degli anni 60 nella Grifone Catania, che era una squadra che ha militato anche in Serie A, Serie A seconda serie, perché allora c'era la Serie A, prima serie, la quindi serie anche Catania serie. Ha avuto una anche Serie Catania, A. Anche Catania. E questo non tutti lo sanno. Pochi lo sanno, esatto. Anche Catania ha militato in un campionato di Serie A. Aveva un allenatore veneto, che era stato anche allenatore della nazionale femminile di basket, il presidente era il professore Armando Di Blasi, e fu una squadra che si è distinta moltissimo nel panorama del basket di allora. Era fatta tutta da catanesi, anzi c'era un giocatore solo che veniva da Trapani, Vittorio Guarnotta, poi erano tutti catanesi. E parliamo di che anni? 63, 62, quindi inizi degli anni 60. Inizi degli anni 60. L'allenatore era Totò Trovato, che è rimasto nel mondo del basket per tanti anni facendo l'allenatore, il dirigente, e poi c'era una figura mitica che era l'ingegnere Gigi Mineo, fratello del medico del Catania. È più conosciuto il fratello Catania Calcio. Catania Calcio. E mi sa che ricorrerà spesso questo Catania Calcio. Catania Calcio. Spiegheremo il perché. Gigi Mineo, che era presidente, dirigente, faceva di tutto, e fu anche quello che ebbe il merito, insieme al presidente dell'allora CONI Marcoccio, di costruire il Palaspedini, sì, che allora era il tempio del basket, era dedicato solo al basket. Purtroppo Marcoccio era sindaco in quel periodo, era presidente del CONI. È stato successivamente. Sì, era presidente del CONI. È stato commissario del Catania, esatto, Calcio, e poi sindaco di Catania. Sì.
e lì nasceva il basket con questa struttura coperta. Nel centro-sud c'era solo da Napoli in giù, non c'era nessun palazzetto, quindi era anche un vanto per la città di Catania avere questo palazzetto importante. Certo, e poi da quel palazzetto c'era qualche campo coperto, sì, in Sicilia, a Palermo era il pensionato universitario, ma non era proprio palazzetto. Per vedere un palazzetto bisognava andare a Napoli. Certo, perché poi in quel palazzetto hanno giocato squadre anche come la Paoletti, per, esatto, quanto riguarda infatti, il volley. Da tempio del basket è diventato poi tempio della pallavolo, perché la Paoletti, squadra che ha vinto anche scudetti, giocava nell'unico impianto catanese degno di poter ospitare delle competizioni. Certo, adesso ci sono anche più impianti a Catania. Adesso ci sono più impianti a Catania, ma sono chiusi per tanti motivi. Sì. Scusami, tu sei dirigente della polisportiva, sì, Alfa Catania, sì, una squadra di basket maschile che milita in Serie B. Sì. Intanto come sta andando il campionato? Il campionato è andato benissimo, siamo andati ogni le più rose previsioni, perché abbiamo fatto la finale pre-playoff che abbiamo perso con una squadra molto forte di Capo d'Orlando, patria del basket. Uh-huh. In questo momento in Sicilia, dove abbiamo perso fuori casa, ma abbiamo vinto in casa, però per la differenza canestri è passato Capo d'Orlando. Però non era importante per noi raggiungere la Serie C, perché il nostro è un progetto giovanile che è nato 4 anni fa con l'accordo col CUS Catania e la Cireale del presidente Panebianco e del nostro presidente Nico Torrisi, che abbiamo pensato di lavorare più sui giovani. Ecco, diciamo che è una specie di esperimento, possiamo dire questo? È un progetto? No, la mia esperienza mi ha fatto nascere questo progetto, perché dopo tanti anni di dirigenza con squadre senior, ho fatto il dirigente anche in squadre di Serie B, ho capito, con tutti i giocatori, la maggior parte che erano non catanesi, ho capito che per raggiungere determinati obiettivi bisogna far nascere i giocatori in loco, in casa. Quindi bisogna il cosiddetto vivaio. Quindi ci siamo attrezzati prima di una palestra, che è la palestra di Leonardo da Vinci, che ci permette, sì, giorno e notte di allenarci e cominciare dai bambini di 6 anni. Infatti abbiamo squadre di mini basket, poi piano piano nei 3 anni abbiamo avuto la squadra under 15, under 17, ora abbiamo under 19, fino a fare l'anno scorso il campionato senior di promozione che abbiamo vinto, e quest'anno abbiamo fatto la Serie D senza nessuna velleità, facendo giocare soprattutto i giovani, grazie al nostro allenatore che è un ex bandiera del basket catanese, che ha militato in Serie B e in Serie C, Davide Di Masi, grazie al mio collaboratore, perché bisogna formare non solo giocatori ma anche dirigenti, Mario Litrico, che è la mia ombra, e cerco di formarlo perché secondo me, oltre alla tecnica, bisogna fare una società che si sappia muovere in tutti i campi, e poi magari la tecnica. Ai ragazzi bisogna insegnare la tecnica, ma anche lo stare in campo, la mentalità, quella, la cultura dell'allenamento. Il lavoro più duro forse è questo, perché poi magari quando i ragazzi hanno un pallone in mano è divertente, e soprattutto farli innamorare di uno sport come il basket, che in Italia, grazie a Dio, è il secondo sport nazionale. Un po' ce la battiamo con la pallavolo, però grazie all'NBA che quello è tutto un altro mondo. No, che manda però giornalmente partite, i ragazzi che si avvicinano al basket e poi vedono. Tu, Carmelo, sei vicepresidente del comitato provinciale, sì, della, sì, federazione, sì, basket, sì, del Federbasket. Tu ritieni che nelle scuole venga molto pubblicizzato il basket, oppure ci si attiene soltanto ad altro tipo di sport? Ossia, la scuola può spingere i giovani verso il basket? Allora, ci abbiamo tentato. È ovvio che i ragazzi si trovano a scuola, però il basket ha il problema dell'impianto. Già mettere 2 canestri in una scuola è molto difficile. A scuola i docenti amano più la pallavolo, perché è più semplice mettere una rete piuttosto che 2 canestri. E poi perché la pallacanestro forse è poco conosciuta
nelle scuole, mentre la pallavolo, ripeto, è più semplice. I ragazzi, la pallacanestro, per saperla giocare ha tante regole, è un po' più difficile. Beh, si potrebbe fare come negli Stati Uniti, un tentativo è stato fatto anche qui a Catania, al lungomare ci sono quei canestri, insomma, all'aperto. Quel playground fu fatto quando io ero dirigente della Grifone, fu fatto anche con l'assessore Guarnaccia, che ebbe tanto merito all'epoca nella giunta Bianco di darci l'autorizzazione per si adoperò moltissimo per farci questo playground. E sì, ce ne vorrebbero altri 50. Ce ne vorrebbero tanti. Anche perché poi hanno i ragazzi. E in effetti, scusami, io conosco quello, ma ce ne sono altri a Catania. Ma ce n'è un altro a Battiati, fatto proprio. Eppure a Catania ci sono spazi dove si potrebbe fare. Sì. Oltretutto in zone anche un po' particolari, perché a Librino tutto quello spazio che c'è. Zone come, non so, Monte Po, villaggio Sant'Agata, si potrebbero però fare. Devi avere poi degli istruttori che vanno ad allenare. Non è una cosa semplice. Diciamo che il playground serve per i giocatori già fatti, che vanno in estate, per esempio, quando gli impianti sono chiusi, siamo in vacanza. Si va nei playground, così come anche persone che amano fare un tiro a canestro, e quindi è molto importante anche per questo discorso che riprenderemo dopo la prima pausa, dopo aver ascoltato il primo brano ABC, Hey Brother. Globus Radio Station, la vostra radio anche sportiva, con Armando Garufi, con Sport e non solo, e stasera con Carmelo Carbone, dirigente della polisportiva Alfa Catania, squadra di basket maschile che milita in Serie D, nonché vicepresidente del comitato provinciale Feder Basket. E riagghiacciamoci al discorso delle scuole. Ecco, il discorso della scuola a cui tengo tantissimo, perché ritengo che proprio la scuola dovrebbe spingere, dalla scuola possono uscire anche i futuri campioni. Ma infatti a Catania una società, lo Sport Club Catania, che è riuscita anche a giocare in Coppa Italia contro l'Ignis di Varese, perché lì nessuno forse sa, tranne gli addetti ai lavori, che l'Ignis, la mitica Ignis di Varese, scudettata, ha vinto Coppa dei Campioni, è venuta a giocare a Catania contro lo Sport Club Catania, che militava all'epoca in Serie C. Anche se era più fa la Serie C, non è la Serie C di adesso, perché c'erano meno serie, quindi già la Serie C equivaleva a una Serie B. Esatto. E fu grazie al professore Puglisi, docente di scienze motorie, diplomato all'ISEF, che catanese, che decise di venire a Catania e insegnava all'ospedalieri. Grazie a due presidi illuminati, il preside Boemi e il preside Cuccia, fece un accordo. Lui insegnava all'ospedalieri la palestra, di poter usufruire dalla palestra dalle 3 di pomeriggio fino alle 7 di sera, fino alle 8 di sera. Poi alle 8 di sera allenava le squadre senior dove militavo io. Benissimo, in 3-4 anni riuscì a tirar fuori dei giovani interessantissimi che poi per tanti anni hanno giocato sia in Serie C che in Serie B. Il professore Puglisi era molto bravo, infatti lo dice la sua carriera, poi andò con Gamma a fare il vice allenatore della nazionale, allenatore di tanti club, Pesaro, fino a diventare il general manager della Virtus Bologna. E casualmente ci siamo incontrati l'anno scorso, lui si ricordava di questo particolare, dice: se non erano per quei presi di illuminati che ci hanno dato la palestra, non sarebbero usciti fuori quei talenti che c'erano, ma che noi non avremmo potuto allenare e affinare nelle loro qualità senza gli allenamenti a scuola, perché praticamente era un dopo scuola. Quindi questa è la dimostrazione tangibile che se c'è un po' di volontà nell'ambito scolastico da parte di presidi lungimiranti, si possono creare anche dei campioni. Anche al Cutelli, sempre parlo degli anni, fine anni 60, c'è il professore Caponnetto che sfornava giocatrici di basket, perché anche Catania ha avuto delle buone squadre di basket femminili, ed era più il Cutelli, l'ospedalieri per
per la maschile, il Cutelli per la femminile, che sono arrivati a giocare anche in Serie B, allenati dal professore Di Maria, ma il talent scout era il professore Caponnetto e il professore Messina, che invogliavano, facevano innamorare queste ragazze al basket, perché l'importante è fare innamorare i giovani allo sport, dargli, come ho detto prima, la mentalità degli allenamenti, la cultura del lavoro. Tutto lì, il segreto è quello. Quindi questa è la dimostrazione che Catania ha avuto delle belle realtà di basket. Sì. Probabilmente il problema è che sottolineare la forza di una squadra la si deve vedere in Serie A, insomma. Sì, e anche perché il calcio oscura moltissimo gli altri sport. Certo, il calcio, tutti seguono il calcio, c'è poco da fare. Però io penso che se Catania riuscisse ad avere una squadra in Serie A, parlo però Serie A come c'è ora in, parliamo di Serie A, certo. In Sicilia, Capo d'Orlando, Barcellona, Trapani, ecco, c'è il miracolo Trapani. Ecco, come che va bene nel calcio. Capo d'Orlando, Barcellona, che sono piccoli centri rispetto a Catania, Trapani stesso, che non è una grandissima città, riescono a sfornare certe realtà, tutto, e Catania no. Tutto l'ambiente, tutta la città ruota attorno a quel fenomeno, e quindi poi Trapani anche c'è una buona tradizione cestistica. Capo d'Orlando meno, è stato più negli anni anni 80. E poi sta agli uomini, hanno dei presidenti. A Barcellona c'è Bonina, che faceva calcio con la nuova Igea, ora fa basket. Capo d'Orlando c'è l'ex sindaco Sindoni, che è un appassionato di basket, quindi c'è stato un progetto dove tutto è stato trasferito al basket. Anche lì c'è qualche squadra di calcio, c'è l'Orlandina, ma non è seguita come è seguito il basket. Ecco, posso dire comunque una cosa, che anche in questi casi ci si affida più alle mani esperti, alla lungimiranza dei privati, piuttosto che quello che possa essere il pubblico, nel senso. No, ma lì invece secondo me anche il pubblico, perché per esempio a Capo d'Orlando è stato costruito. Ecco, forse là è stato costruito la lungimiranza del sindaco, mi dicevi. Però generalmente sono i privati che spingono. C'è stato costruito un palazzetto in pochissimi anni, bello grande, per fare la Serie A. Lo stesso a Barcellona c'è un buon palazzetto. Quindi anche le istituzioni hanno contribuito a far sì che questo sport andasse avanti. Ripeto, anche a Catania l'abbiamo, forse a Catania mancano. Comunque, diciamo che il calcio è sempre quello che la fa da padrona. E tu che sei figlio d'amore. Di questo ne parleremo subito dopo il prossimo brano musicale. Clean Bandit con Rather Be. Allora, Carmelo Carbone, abbiamo detto che tu sei stato giocatore, allenatore, sei dirigente di questa squadra di basket e di tante altre. Sei vicepresidente del comitato provinciale della Federbasket, ma se sei anche figlio d'arte, perché ho scoperto, grazie a te naturalmente, che tuo padre è stato uno dei di coloro che hanno fatto nascere il Catania, del famoso calcio. Catania 46, che tanto Catania 1946, quando nacque il Catania. Mio padre giocava nel Catania, ma non era quello 46, era quello del Duca di Mister Bianco. Ricordaci il nome almeno. Carbone Armando, come me, come te. C'era anche mio zio, il fratello Umberto, che giocava anche lui nel Catania, con il famoso allenatore ungherese Goetz. Anche allora si prendevano dei buoni allenatori per il settore giovanile. Mi ha detto che è stato questo allenatore che gli ha trasmesso la tecnica, il sacrificio. Tuo padre giocava come centromediano? Allora si giocava col metodo, ma che poi somiglia al gioco moderno, infatti era un centromediano metodista. Alla Lodi, che sta davanti la difesa e distribuisce poi il gioco, detta i tempi.
E quindi mio padre già da piccolo, io a 6 anni per la prima volta sono andato allo stadio, non svelo la mia età, ho visto un Catania a Roma sotto un diluvio universale, dove il Catania pareggiò 2-2 nei minuti finali. È successa una cosa simile un paio di anni fa. E cadde lo stadio, quest'urlo ancora ce l'ho. Oltretutto stai parlando, ovviamente attaccatissimo al Catania, con un romanista, altre cose. Perciò guarda, corsi e ricorsi storici. E tuo padre fu allora anche dirigente ai tempi di Massimino? È stato dirigente ai tempi di Marcoccio. Di Marcoccio. Gli anni, anche di Massimino. Gli anni di Massimino si occupava della Primavera, dove giocavano allora dei giocatori importanti come Biondi, Zaccarelli, poi diventato giocatore della nazionale. Come no, Zaccarelli. Quindi ho vissuto da ragazzino gli anni di Serie A del Catania, gli anni, dici, anni 60. Ma toglimi una curiosità. In un figlio d'arte, sì, che vede giocare il padre, sì, a calcio, come mai non sei diventato anche tu un calciatore? È stata colpa degli occhiali. Delle mie perché diottrie. Già da prima prima non si poteva giocare, non si poteva giocare. Il basket, si poteva fare con gli occhiali. Si poteva fare con gli occhiali, sì, con sì, ricordo, con gli elastici. E quindi ho pettato, che poi è diventato però anche il mio sport, mi sono innamorato anche del basket, insomma andavo tra calcio e basket. Ecco, diciamo comunque che tu è una vita che pratichi sport, sì, quindi certo, penso che certo, amerai anche certo, altri tipi di sport. Allora, se tu dovessi fare, ecco, una scelta tra il calcio e il basket, ma scegliendo un altro, lasciamo stare, non ti voglio mettere davanti a questa situazione imbarazzante, ma se ecco un terzo sport che ti piacerebbe vivere e praticare, quale potrebbe essere? E poi mi spieghi anche le motivazioni. Ma uno sport che seguo, che mi piace seguire in televisione, è il ciclismo. Il ciclismo. Il ciclismo, sì, è uno sport dove c'è il sacrificio, purtroppo con quello che leggiamo sembra che sia diventato uno sport finto, perché purtroppo sono tutti dopati. Tutti dopati, insomma, si sente parlare, sì, si e sente quindi parlare un altro po' che di doping. Devo dire che poi un altro sport che mi piace moltissimo è la pallanuoto, perché l'ho anche praticato. Quindi diciamo che ne hai praticati, sì, tantissimi, sì, tantissimi sport. Sì, sì, ho giocato a livello giovanile anche con un'altra mitica squadra che era la Pozzillo 10 Reale. Però quello solo a livello giovanile, campionati allievi, ma anche quello era uno sport molto duro, massacrante, anche perché là bisogna allenarsi. Fra tutti questi sport, secondo te, quale anche a livello di curiosità per i giovani, quale ritieni che sia lo sport più completo a livello fisico? A livello fisico il basket, senz'altro. Ma mi è stato detto da più parti anche questo, perché anche se tutti pensano che il nuoto sia quello. Beh, anche il nuoto, ma il basket ti aiuta negli allungamenti, a crescere, a snodarti, perché sì, bisogna fare dei movimenti particolari, quindi noi lo vediamo quando arrivano i ragazzini di 7-8 anni che sono impacciati. Il mini basket, poi man mano che crescono, man mano che fanno certi movimenti, riescono a migliorare dal punto di vista aerobico. Ascoltami, Carmelo, io non lo faccio mai con gli ospiti, sì, perché noi abbiamo anche un programma, anzi saluto gli amici che fanno il programma sportivo specifico per il calcio Catania, ma visto che tu sei un figlio d'arte, visto che tuo padre giocava nel Catania, anche se naturalmente parliamo degli anni 40, quindi altro tipo di calcio, adesso il Catania sta vivendo un momento quasi drammatico, nel senso tutti quanti ci auguriamo da buoni catanesi che il Catania possa riuscire a salvarsi. Che cosa secondo te è mancato in questa squadra quest'anno? Ne ho sentite tante. Il mio giudizio è che questa squadra ha iniziato il campionato pensando, forse con la presunzione, dell'anno scorso, che continuava lo stesso campionato dell'anno scorso, perché io non credo che un solo giocatore, Gomez o Marchese, che sono andati via, lo stesso Lodi, puoi fare un campionato meno brillante, puoi andare al centro classifica, magari ti salvi stentando, ma no, essere ultimi in classifica. Quindi penso che sia
mancato qualche cosa all'inizio, che poi purtroppo nello sport, quando le cose vanno male, è difficile riprendere, non è facile. Abbiamo avuto la fortuna di avere degli allenatori come Mihajlovic, Zenga, che hanno ripreso certe situazioni che erano difficili, drammatiche. Mihajlovic, il Catania era ultimo in classifica, sì, come adesso, però non riesce sempre, non è così facile. Io ho una sola speranza, proprio mi riallaccio al passato, anche perché la matematica ancora mi riallaccio al passato. Il Catania degli anni, proprio quello che poi andò in Serie A, stava retrocedendo in Serie C. Il Catania ha preso un allenatore giovane che era Carmelo Di Bella, poi diventato fior di allenatore, sì, che era il terzo allenatore del Catania, e riuscì a salvare nelle ultime 4-5 giornate il Catania, poi fu confermato e andò in Serie A. Va bene, erano altri tempi, dei campionati, le squadre sono più agguerite. Però da quando è arrivato Pellegrino io ho visto due partite, sì, sì, dove almeno, sì, l'impegno, sì, dei giocatori non solo, c'è ma stato. Finalmente ha ripreso anche a vincere. Ha ripreso a vincere con la Sampdoria. Se riuscissero a fare il miracolo a Verona, io penso che si aprirebbero nuovi scenari con qualche possibilità di salvezza. Tutto dipende da Verona. Se Verona non si vince, è impossibile sperare. Vabbè, diciamo che il Verona non è che dico squadra... che vincendo a Verona si salva, no. Si riaprono le speranze, perché poi c'è da andare a giocare la penultima giornata a Bologna, dove Bologna è sempre una squadra blasonata, dove non sarà facile andare a fare punti. Sebbene Pulvirenti qualche settimana fa ha detto che la salvezza del Catania sarà proprio a Bologna, me lo auguro, le azzeccate quasi sempre tutte Pulvirenti, speriamo che abbia ragione, speriamo, perché potrebbe anche avere ragione. Senti, ultima pausa musicale prima di arrivare ai saluti. Daft Punk, Give Life Back to Music. Beh, domanda di prassi per un uomo che sportivamente è così polivalente come te: cosa ci si deve aspettare dal futuro? Sei ancora giovane, dedicarti anche a qualche altro sport a livello dirigenziale, oppure tutte le tue forze sul basket? Il mio sport è il basket. Ho iniziato questo progetto sportivo che cercherò di portare al termine, avvicinare quanti più ragazzi più possibile alla pallacanestro, farli crescere, farli diventare giocatori importanti. Per me diventare giocatori importanti e riuscire anche a giocare in un campionato senior, sia esso Serie D, Serie C, non ha importanza. Poi ci sono quelli che eccellono, che possono anche diventare ottimi, ma sono rari. Purtroppo sono mosche bianche, quindi il mio progetto è questo, di continuare con questa società a ottenere questi successi. Per me questi sono successi. E se ci dovesse ascoltare qualche insegnante, qualche direttore didattico, qualche preside, cosa diciamo? Facciamo in modo di aprire le palestre al basket, diciamo, a tutti gli sport. Io dico il basket perché è il mio sport, perché secondo me è lì a scuola che bisogna iniziare a formare i ragazzi, avvicinarli allo sport, deve essere la scuola. E a chi ci governa, diciamo, cerchiamo di aprire qualche spazio all'aperto in più, anche per mettendo questi playground, questi cesti, e non solo, anche tante altre cose per lo sport, delle piste se ne potrebbero fare. Perché lo sport ti fa risparmiare poi in sanità. Più la gente sta bene, meno ricorre. E meno si spende in sanità. E quindi per la sanità, certo. Dovrebbe essere un programma di governo questo, ma non siciliano, a livello nazionale. È ovvio. Carmelo, io ti ringrazio per essere intervenuto. Prima di salutarti e di salutare i radioascoltatori, ti invito a salutare ascoltatori di Globus Radio Station. Saluto gli spettatori di Globus Radio Station che hanno avuto la bontà di ascoltarmi.
Noi ti ringraziamo tantissimo, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Crepi. E ricordiamo ancora una volta ai nostri ascoltatori che abbiamo avuto Carmelo Carbone, dirigente della polisportiva Alfa Catania, squadra di basket maschile che milita in Serie D, nonché vicepresidente del comitato provinciale Federbasket. Con questo riassunto io ti saluto nuovamente e saluto cordialmente anche i nostri ascoltatori. Ciao. Manamana. Sport e non solo. Manamana. La rubrica di Armando. Manamana. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Questo programma è offerto da Arti Sonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Vaccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Vaccalluzzo Eventi, via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb they do.